Ciao ragazzi, altro video tutto tech, soprattutto per neofiti. Oggi andremo ad affrontare l'argomento: siete smemorati? Non vi ricordate che cosa dovete fare? Non vi ricordate, cioè dite sì, devo comprare la farina, ma poi finisce nel dimenticatoio, andate a fare la spesa, comprate solo schifezze, non comprate le cose importanti? Beh, non male. Alexa vi aiuterà. Vi aiuterà a fare questo e oggi vedremo come. Ragazzi, vi stiamo presentando un'altra funzione del vostro dispositivo che secondo noi è bella e potete usarla non solo in casa ma anche fuori casa. Vi basterà dire il nome del vostro dispositivo, che non dico perché ce l'ho qui a pochi passi e non vorrei che si attivasse. Quindi dite quel nome, dopodiché gli dite lista e questa inizierà a dirvi ok, cosa vuoi aggiungere. Ma prima di farvi vedere come poterlo fare, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo tale che possiate ricevere le notifiche di quando caricheremo nuovi video e non ve li perdete. Ma prima di tutto questo, Marco, io direi di lanciare la nostra sigla! Prima di passare sulla app facciamo una specifica: la lista vi servirà semplicemente per dire in maniera vocale sia al vostro dispositivo direttamente in casa, se magari siete in cucina vi ricordate che vi manca qualcosa, sia dal vostro cellulare, perché ricordate che tramite la app potete attivarla e dirgli che cosa deve fare. In questo caso gli direte che avete bisogno di una lista e gli andrete a dire che cosa volete aggiungere a questa lista: olio della macchina, il pane, le uova, eccetera eccetera. Ma la cosa bella verrà dopo, quando vi faremo vedere sull'applicazione che cosa succede una volta che voi avete fatto la spesa. Quindi io direi di passare direttamente sulla app. Bene, andiamo sull'app Alexa, il menu a tendina in alto a sinistra, voce liste. Come potete vedere, Alexa ce ne propone già due preimpostate: lista spesa e lista delle cose da fare. Siete liberissimi di crearne quante ne volete, basterà schiacciare il tasto più in blu e dargli un vostro nome, quindi facciamo prova. È già creata, qui basterà semplicemente dire il nominativo del dispositivo, che non posso dire se no si attiva. Aggiungi alla mia lista prova, come potete trovare scritto, ma in questo caso vi facciamo vedere poi il resto delle liste già preimpostate, che sono quelle più utili sicuramente. Torniamo indietro e proviamo a entrare nella lista spesa di Miki. Eccoci nella lista spesa. Come potete vedere, nella parte in alto trovate i prodotti aggiunti di recente ma non ancora acquistati, e nella parte in basso invece quelli già flaggati e quindi acquistati. Cosa succede? Quando andate a fare la vostra bella spesa e comprate in questo caso il pesce spada, basterà cliccare sul cerchietto e il pesce spada passerà sotto, flaggato. Mettiamo invece che poi avete finito la vostra spesa e dopo una settimana, due settimane dite «Ah, però mi è finito il pesce spada». Non dovete per forza ridirglielo di aggiungerlo, potete entrare anche in questa lista, rischiacciare il flag e lui lo riporterà nella lista superiore ancora delle cose da acquistare. Stessa cosa, tornando indietro, nella lista delle cose da fare. Qui ancora non c'è nulla, ma semplicemente o dando il comando vocale o schiacciando il più, mettiamo lavare macchina, schiacciando fine, vi comparirà nella vostra lista delle cose. Spostiamoci sul dispositivo. Alexa, aggiungi cose da fare, tagliare erba. Ho aggiunto tagliare erba alla tua lista di cose da fare. Ed ecco che è comparso tagliare erba. Come avete potuto vedere, funzione molto utile. Io la uso tantissimo. Sì, sì, mia moglie la usa tantissimo. Miki la usa tantissimo. Vedrete che se non la conoscete la userete tantissimo anche voi, perché io che ho memoria zero, io che faccio schifo a cucinare, quindi mia moglie la usa molto di più. Esatto, esattamente. Io aggiungo le schifezze nella lista, diciamo. Quindi molto utile, ma molto semplice anche. Sì, immediata, come avete potuto vedere.
alla portata di tutti. Quindi, una volta scoperta anche questa nuova funzionalità, vi ricordiamo di scoprire qui sotto i link che abbiamo lasciato in descrizione, dove potete trovare tanti prodotti che abbiamo testato o che magari abbiamo ritenuto qualcosa di utile da dover avere. Dategli un'occhiata, insomma, sì, un po' di curiosità, fate uno scroll e vedete un po'. E vedete un pochettino cosa abbiamo messo. Detto questo, io direi che il video si può concludere qui e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao!